Salve a tutti, friends, al vostro Super Corris. Oggi torna un gioco pauroso. Dopo aver provato l'altra volta Formula 1 World Grand Prix, il primo su Nintendo 64, che portò giochi di Formula 1 a un livello di grafico nettamente superiore, oggi proviamo lui, il seguito, Formula 1 World Grand Prix 2. Allora ragazzi, questo cos'era? Semplicemente il gioco aggiornato alla stagione 98. Formula 1 World Grand Prix 1 si riferiva alla stagione 97, quindi all'epica battaglia Schumacher-Villeneuve. Qua c'era battaglia Schumacher-Häkkinen, un gioco che andò a migliorare il primo di un po' su tutti i punti di vista. Grafica, sonora, giocabilità, adesso lo vedremo. Quindi, un titolo incredibile, all'epoca anche su PC facevano fatica a girare giochi così incredibili, stiamo parlando del 99, poi chiaramente su PC uscirono giochi molto più potenti, però questo fu un gioco davvero che portò il livello grafico della Formula 1 su un altro pianeta. PS1 non riusciva neanche Sega Saturn minimamente a fare le stesse cose. E niente ragazzi, adesso lo proviamo, è un gioco fantastico, lo pagai tanto perché all'epoca i giochi costavano tanto, mi sembra 150-160 mila lire. Però è un gioco che mi fece divertire molto, adesso andiamo a vedere il perché. Come al solito l'invito è quello di iscrivervi a questo, al secondo canale Super Corris The Gamer, dove troverete sempre il retro gaming di calcio e di giochi d'avventura e altre cose. Il canale Shorts, dove vi metto sempre gli shorts di un minuto per fare recensioni, news di Formula 1, calcio, tutte le varie cose. C'è il canale Personal Trainer Corrado Esposito per avere tutti i consigli sulla palestra e vedere i miei sgarri. C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola, dove stasera torneremo a fare la Manufacturer Series per cercare di fare un buon risultato a Spa-Francorchamps. C'è il nostro canale ufficiale Telegram delle offerte Supercorris, offerte Amazon, dove io tutti i giorni, a prescindere se c'è il Black Friday o no, vi metto le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprima, i sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere. Avete votato voi la live di stasera. Allora, mettiamo in inglese, perché tanto è qua la lingua italiana era impossibile. Andiamo a vedere. Ecco qui la presentazione. Beh, vedete ragazzi, era un poligono molto molto evidente la grafica. Eppure per l'epoca stava su un altro pianeta. Vedete questa presentazione molto lercia, molto soft. Ecco la Ferrari, la Jordan, guardate che bella, la Williams. Le macchine erano fatte bene, raga. Formula 1 World Grand Prix 2, andiamo a vedere. Eccoci qua. Si blocca pure. Un player. Allora, vedete, più o meno le info erano quelle dell'anno prima. Exhibition, Grand Prix. Il challenge era bello perché vedete ragazzi, ci stavano tutte delle sfide che voi dovevate fare per cercare di superare degli eventi e delle situazioni che erano veramente accadute là. Ma io non lo voglio fare. Come si fa a uscire da qua, mo? Allora, vedete, broadcast invece vi permetteva di vedere la gara con una ripresa esterna. Sceglievate, vedete il cameraman, sceglievate la gara e tutto. Era una cosa che per l'epoca era molto molto bella. Noi mettiamo Exhibition, dai. Driver, ma ci facciamo due risate. Perché? Perché l'altra volta ho fatto vedere il padre di Magnussen, il padre di Verstappen. Andiamo a vedere nel 98 qual erano le vetture. Allora, la McLaren con Häkkinen e Coulthard. La Jordan con Schumacher, Ralf e Damon Hill, che vinse la gara a Spa purtroppo quando Schumacher Michael si ritirò. Prost Peugeot con Panis e Trulli. Fece un solo punto, fu un disastro per Trulli quell'anno. Sauber Petronas, Jean Alesi, Johnny Herbert, pure questo fece pochissimi punti. Arrows, la Arrows di Diniz e Mika Salo, che fece qualche punto. Salo che poi l'anno successivo guiderà per la Ferrari sostituendo Schumacher. La Stewart con Barrichello e Verstappen, praticamente il padre di Max, Jos Verstappen, che ottenne 5 punti. L'anno dopo fece addirittura una vittoria al Nürburgring. Tyrrell Ford, Rosset, Takagi, e non fece nulla. Mi sembra, sì, l'ultimo anno della Tyrrell. Team storico che poi non riuscì a correre più. Minardi Ford con Nakano Tuero. Lasciamo perdere, 0 punti come potete vedere. Ultima in classifica. La Williams. La Williams arrivò terza in classifica con solo 38 punti. Se vedete, manco qua ci stava Villeneuve, che vi ricordo non poteva mettere il suo nome perché aveva dei contratti in essere. E Frenzen. Ultima, la Ferrari, seconda nel campionato, 6 vittorie, 133 punti, Schumacher, Irvine. Andiamo a prendere la Ferrari, va.
Ecco Eddie Irvine. Allora, vedete qua. Schumacher, 118 starts, 33 vittorie ci aveva. Dai. Andiamo a prendere Michael. Ah, però aspetta. Aspettate, raga. Ho fatto un errore. Riprendiamo sempre Schumacher, però ho sbagliato. Cioè, voglio mettere la pista prima. Allora, le piste erano Albert Park, Interlagos, Argentina, Imola, Barcelona, Monte Carlo, Montreal, Manicur. Queste erano piste. Silverstone, guardi che roba. Red Bull Ring, Hockenheim, vecchio, Hungaroring, Spa, Monza, ora è il calendario, va. Nürburgring, Suzuka, ultima gara. 16 gare, tutte belle. E noi faremo come abbiamo fatto su quell'altro gioco, metteremo Imola per iniziare. Allora, PM Schumacher. Ah, la Benetton avevamo visto, cazzo. La Benetton che c'aveva Fisichella e Wurz, 33 punti e costruttore. Ma alla fin fine non fu un malaccio, dai. Allora, prendiamo Mick Schumacher. Rookie. No, che c'è? Assist. Start, ragazzi. Vedete, era molto... tutto molto riassuntivo. Ecco qui, San Marino. Più o meno l'introduzione era come quella dell'anno prima. Non c'erano grandi novità. Vedete qua più o meno pure. Era lo stesso menu. Race. Andiamo a vedere come sta gioco. Race siamo. Ed è molto simile a quello dell'anno prima. Minchia, che partenza. Però vedete, già la fluidità è migliore, molto migliore. Perché lagga così? Ma se fa a cambiare linguatura, poi guarda dietro. Vedete, già è molto più fluido rispetto a quell'anno prima. Perché uno degli appunti che si fece a sto gioco era la poca sensazione di velocità che emanava. Invece questo è già molto più veloce. Quanto sono realistici i scarichi. Per la guidabilità molto migliore. Non riesco a capire come si fa a cambiare inquadratura, ragazzi. Beh, devo dire, raga, molto migliorato rispetto a quello che abbiamo provato l'altra volta. Le piste sono simili. La grafica, un po' di miglioramento ce l'ha avuto. Nulla di trascendentale, ma la giocabilità è migliorata tanto. Un po' piccolo taglietto che ci sta. Ah, ecco qua. Ecco, vedete pure il volante come si muove di più. Altra cosa che era stata imputata al gioco, che il volante non si muoveva per niente nel primo titolo. Qua invece si muove molto di più. Ma fatemi vedere un attimo una cosa, ragazzi. Display option, si può levare pure. Aspettate. Ecco. Questo si può tenere. Vedete, così allarga pure il display. Bene. Perché si vede molto meglio. Ma che bello, raga. Ci sta il miglioramento rispetto all'anno prima. Molto più fluido. Poi mi sto a fare il coglione. Ferrari, che era uno dei pochi team a tenere ancora le Goodyear quell'anno. Mentre tutti erano passati già Bridgestone, tra cui McLaren ebbe molti vantaggi. Allora, molto meglio dell'anno prima. Molto più fluido, molto più giocabile. Si percepisce molto di più la velocità, come potete vedere, ragazzi. Per essere un gioco che ha 24 anni, molto buono. Lo proveremo adesso pure a Monte Carlo, proprio per vedere la differenza rispetto a Monte Carlo del precedente. Però guarda qua, riuscite pure a capire meglio poi quello che state facendo. Secondo me, per l'epoca, ragazzi, è un giocone. Le grafiche reali, cioè, fu fatto bene. Oh, si gira! Vedete se è realistico. Si gira una Jordan. A me piace. Dico. Molto più fluido e realistico rispetto a quell'altro. Oh, ancora! Oh, siamo andati lunghi pure noi. Vedete, raga, quanto era realistico che ci stavano pure gli incidenti delle vetture. Invece nel primo no. In un anno fecero vari cambiamenti in questo titolo. Guarda che rimontazzo che ti sta a fa' Schumi. Non era male. Molto più bello il movimento dello sterzo. Molto più bello il fatto che
si percepisca di più la velocità. Vabbè, qua taglio sempre perché sono un emerito. Dai, raga, andiamo a vedere pure... No, ritiriamoci. Andiamo a vedere Payback Lap. Vedete, pure qua era più fluido, più veloce. Perché gli era stato veramente detto e gli erano state smosse critiche forti per il fatto che la sensazione di velocità rispetto a quello dell'anno prima era veramente mediocre. Qua invece davvero il gioco si è andato migliorando tanto, se vedete. Graficamente, ragazzi, 24 anni fa questo era il top. Pure il PC faceva fatica a fare qualcosa del genere. Era un giocone. Poi già fine 99 uscì il Dreamcast, che a livello di console CNAP, qua invece di CNAP. Uscì il Dreamcast, che portò il livello più in alto. Proveremo anche se gira su questo emulatore, quello del Dreamcast, perché uscì nel 99 Formula 1 World Grand Prix 3, mi sembra. Ed era la versione Dreamcast, era migliore di questa, parecchio migliore. Andiamo a fare un po' Monte Carlo, dai, andiamo a vedere. Però quanti ricordi, ragazzi. Mi ricordo andammo a Toys R Us con mia madre a prenderlo. Ero la persona più contenta del mondo in quel momento. Era il bimbo più contento del mondo. Vabbè, possiamo mettere un po' meno giri, così la finiamo. Dai, voglio partire in pole position. Vedete, 98 event, potevi mettere questa opzione che ti faceva succedere più o meno le cose che erano accadute nel 98. Flag, sì. Ah, 4 è il minimo. Dai, sta a posto, partiamo. Bello. Quanti ricordi, ci accontentavamo molto di poco prima. Molto di poco. Invece ora è cambiata la situazione. Allora, qua però secondo me... Soft. Qua mettiamo tutto a tavoletta. Perché tanto ci abbiamo bisogno... di una macchina molto molto sprint. Vai! Settaggi Monte Carlo. Vedi quanto era bello pure mettere il setup. Era facile da fare. Io me lo ricordo, lo facevo sempre su tutte le piste. Si parte, friends. Non si va a accelerare tutto perché... ecco, infatti. Non si accelera tutto, è accelerato tutto. Perde subito la vetta Shumi. No, mi hanno preso, pezzi di merda. Un po' di pop-up, però se vedevate la versione PlayStation di Formula 98, raga, che era un altro sviluppatore, era Sony, era tutto... qua è più complicato guidare. Era tutto un pop-up. No, merda. Raga, qua è tosta. Minchia, che matonate, coppiata. Fatemi provare a giocare con le freccette direzionali. Dio, raga, ho distrutto qualcuno. No, qua non gira per niente. Ci vuole analogico, dai. Raga, è troppo sensibile l'analogico su sta pista, non riesco a fare curve, vedete. Però la grafica, guardate che roba. Va bene. Devo andare a vedere pure il pit stop com'era. Ma lo vediamo. Vedi, Wurz che si è ritirato. Se andate a vedere il 98 era veramente... Ma cazzo è sta lo pit stop, oh. No. Ecco il pit. Ah, c'erano ancora i vecchi box quelli nel rettilineo. Pit stop più o meno come quello dell'anno scorso. Dell'anno prima, cioè. Siemens Communication. Dai, bello però, ragazzi. Era dettagliato per l'epoca. Prova Schumacher a rinvertire quello che è successo. Sì. Guardate pure le etichette sulle gomme che poi scompaiono. Settimo Michael. Oh! Battaglia con una Prost GP che era diventata la Prost da 2 anni. Dopo aver rilevato la Ligier. No! Raga, è tosta. Ma porco di Lourdes, dai. C'era la Prost del 4 volte campione del mondo francese. C'era la
Stewart di Jackie Stewart, a volte campione del mondo. Niente, non riesco a guidare. È una pista troppo complicata. Facciamoci un giro in un'altra pista tipo il Nürburgring, solo per vedere un po' come andava. Dai, al volo proprio. Qua non riesco. Nürburgring 98, dove ci fu una battaglia tra Schumacher e Häkkinen, epica. Vinse Häkkinen, ma fu tutta una gara tirata tra i due. Dai, 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 Lussemburgo, perché quell'anno già c'era il Gran Premio di Germania. C'era Hockenheim, quindi Nürburgring, non si poteva chiamare Nürburgring, Lussemburgo, pensa un po' tu. Gran Premio del Lussemburgo, come Imola era il Gran Premio di San Marino. Bello, guarda quanto è fatto bene per il Nürburgring. Oh, parte Schumi. Oh, Irvine in primo. Una McLaren in seconda. Vedete, poi il Nürburgring non era come ora. C'era questa chicane, non c'era la curva. Oh, si prendono. C'era questa chicane, vedete? La pista era molto diversa rispetto a quella di ora. E poi si andava subito in discesa. Guardate qua. Curvone. Un pezzo del merda di Häkkinen. Guarda com'era la pista 20 anni fa. 20 anni, 24 anni fa. Chi è? Ci provano a passare. E vedi che una volta ci prendi la mano, riesci, solo è molto scattoso perché con l'analogico della Xbox è difficile guidare. Vedi il lungo rettilineo che qua l'hanno fatto abbastanza piatto. E c'è la chicane. Che poi hanno rifatto. Fisichella. Oh cazzo di mazzato. Non voglio stare a fare un bordello. Vabbè raga, e dopo quest'altro disastro appatentato ci andiamo a vedere Payback Lap e ci salutiamo. Gioco molto bello, gioco che mi ha dato tante soddisfazioni all'epoca. Guardate la nebbia classica dei giochi dell'epoca, proprio per riuscire a otturare un po' parte del paesaggio, che sennò sarebbe stato un po' pop sull'altro. Guardate quanto era bello. Gioco che mi piace molto. Voglio, vi do appuntamento ai prossimi video. Il vostro supercore. Ciao raga.